Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Oggi parliamo male di due esercizi per i tricipiti. So già che molti triggereranno, senza motivo, però oggi cerchiamo un po' di capire come allenare i tricipiti cercando di prevenire il più possibile fastidi ai gomiti. E per farlo dobbiamo parlare nello specifico di French Press e Skull Crusher, capire perché fanno male i gomiti e soprattutto tutte le alternative che possiamo scegliere che ci permettono di allenarci senza incorrere in fastidi, e ne parliamo dopo la sigla. Skull Crusher e French Press sono due esercizi simili tra loro. Entrambi si eseguono con un bilanciere portandolo o verso la faccia o dietro la testa. La principale differenza tra i due è che Skull Crusher si fa col braccio bloccato, flettendo solamente il gomito, mentre il French Press si porta dietro la testa. In generale, col bilanciere, secondo me, fisiologicamente parlando, è un esercizio che non è proprio una manna per i gomiti. Questo per diversi motivi. Primo, proprio dal punto di vista articolare, il braccio fa quella che si chiama appunto pronosupinazione. Ciò significa che quando il braccio è flesso dovrebbe essere anche supino. Abbiamo già detto mille volte, parlando ad esempio delle trazioni, il motivo per cui sono meglio gli anelli rispetto alla sbarra fissa o meglio una presa neutra. E con il French press vale la stessa cosa. Molto meglio avere una presa tendente al neutro, perché, diciamocelo, stare così con un bilanciere, cioè anche solo a mimarlo, non è proprio fisiologico, ok? Non va bene. E infatti una delle affermazioni che sento più spesso in assoluto da tutti quelli che seguo è: ho fastidi ai gomiti quando faccio French press, come lo sostituisco? Allora, sicuramente quello col bilanciere è un esercizio sfonda gomiti. Ma anche se noi non avessimo problemi ai gomiti, una peculiarità è che se noi andiamo a fare il French press è cercare di tenere i gomiti proprio più chiusi in assoluti, perché altrimenti andiamo a lavorare fuori spinta, cioè il gomito punta di là e abbiamo una spinta che non è proprio perpendicolare ma è più una torsione, chiamiamola. Spiegato malissimo, però rende l'idea. E questa torsione genera di nuovo stress al gomito, quindi se noi teniamo i gomiti chiusi andiamo perlomeno a lavorare bene sulla linea di estensione del gomito, cosa che però, abbiamo appena detto, con un bilanciere crea problemi. Quindi come fare? Si prende un bellissimo bilanciere Heads o Easy Bar, come è giusto chiamarlo, però tutti lo chiamano bilanciere Heads, e la cosa diventa molto meglio perché la presa diventa simil, neutra, quindi posso finalmente fare il mio bel Skull Crusher o French Press con meno fastidi. E questa è già una buona soluzione. Quindi mi raccomando, in questo caso, visto che il bilanciere è fatto apposta, gomiti ben chiusi e non aperti, perché altrimenti appunto si vanno a creare un po' troppe tensioni a livello del gomito. Infine, un'altra soluzione, secondo me la migliore, perché comunque nel caso del bilanciere, anche dell'easy bar, devo un minimo andare a forzare il gomito chiuso, cioè devo andare a forzare questa posizione. E scherzi a parte, già solo con un bilanciere o con l'easy bar a me qualche fastidio lo dà. Faccio tranquillamente qualsiasi esercizio, anche con sovraccarichi pesanti, floor press, dip, zero fastidio ai gomiti. Mimare la French press con un easy bar mi dà fastidio. Quindi anche basta. Alternativa migliore in assoluto sono decisamente i manubri. Sono i manubri perché mi permettono di stare naturalmente in linea e portare il peso dove voglio. Tenere il gomito chiuso in questo caso non è una forzatura particolare, perché non c'è nessun vincolo nelle mani, quindi posso tenere il gomito come voglio. Male che vada, lo trasformo in una tape press. Però qual è la caratteristica di questa cosa? È che sia che faccio così che così, tape press, abbiamo il peso sempre nella stessa direzione dell'avambraccio, la linea di forza è sempre
parallela a quella del gomito, mentre se io ho gomito di qua e questo movimento, ci sono delle torsioni, tensioni a livello di gomito che sfociano quasi sempre in fastidi. Quindi skull crusher e French press sono due brutti esercizi per i tricipiti. Allora, tendenzialmente con bilanciere sì, ci si fa male ai gomiti, perché ci sono veramente tante forze che vanno a scaricarsi su polsi, gomiti, quindi meglio evitarle. Non c'è motivo non di fare i duri e dire no, io lo faccio con bilanciere. Non c'è motivo. Col l'easy bar decisamente meglio, quindi se voi non avete fastidi di sorta, fatelo tranquillamente con l'easy bar, che è, ripeto, fatta apposta. Molto meglio la presa, appunto, vedete, tendente al neutro. Oppure vi togliete tutti i problemi, li fate con manubri, o se riuscite a mettere una panca in una postazione di cavi, lo fate anche con un cavo basso, un ercolino. Quindi più state sul neutro in questi esercizi, meglio è. Quindi evitare torsioni particolari di polso, toglie tantissime tensioni, permette di allenarsi in maggior sicurezza. Poi in linea generale, per essere sicuri di non farsi male, French press o tutti gli altri esercizi per i tricipiti di isolamento, quindi un conto è la floor, un conto sono le dip, non è che sono esercizi per i tricipiti, però focus tricipiti, negli esercizi di isolamento meglio non andare a caricare in modo eccessivo, quindi range 8, 12 o più ripetizioni, almeno si è sicuri di non farsi male, di non avere troppe tensioni. Spero di non aver fatto troppa confusione in questo video, non sarò stato sicuramente sintetico come al solito. Se avete delle domande lasciatemi pure un commento e noi ci vediamo al prossimo video.